notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Si sa, ormai da qualche tempo il Piemonte e Torino sfornano talenti musicali che ci fanno veramente tanto tanto orgoglio, e secondo me ne arriveranno altrettanti anche dal Reset Festival, iniziato il 3 di ottobre, si va avanti, ma ci facciamo raccontare tutto dal direttore Daniele Citriniti. Benvenuto sulla Radio del Piemonte, ciao! Ciao, buongiorno, buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, brevemente, che cos'è Reset Festival? Reset Festival è un festival, quindi un evento che si svolge dal 2009 a Torino, ma è anche una community, una comunità, un network, un circuito, quindi è un insieme di persone. Musicisti, musiciste, cantautori, cantautrici, artisti, artiste e addetti ai lavori, quindi anche persone che lavorano o che in quanto lavoratori non ancora magari certificati, non so come dire, magari in fase di aspirazione ad esserlo, stanno cercando di muovere i passi verso un mestiere. Gli emergenti, così i detti emergenti, no? Emergenti, sommersi, chiamiamoli così. Sommersi ancora... mi piace. Sì, il claim di quest'anno è questo, musica sommersa, perché ci piace pensare che in questo mondo digitale ci sia sempre più musica, sia sempre più fruibile, però sia anche sempre più difficile trovare quello che ci piace, insomma, è sicuramente un mare più vasto, ecco. Oggi ci saranno Cristina Donà, Gemon e Bianco che, come dire, fanno un po' da tutor, giusto, ai talenti, ai giovani talenti che sono stati selezionati. Sì, perché ci piace questa formula, questa idea che anche noi siamo musicisti o addetti ai lavori, che magari negli ultimi anni o nell'ultimo decennio abbiamo sviluppato un mestiere. Ci piace pensare che anche quando un mestiere si è creato, una carriera è solida e magari anche un nome si è affermato come quello di Gemon, Cristina o Bianco, poi si possa tornare a lavorare insieme a dei ragazzi più giovani e a scambiarsi delle esperienze, sicuramente delle competenze in maniera anche bilaterale. Certo. I giovani sono veramente molto avanti, quindi è bello questo incontro. E poi lo scambio, secondo me, arricchisce sempre, al di là dell'esperienza, ecco, è un fattore anche molto il pubblico. Certo. È un'esperienza unica, non succederà mai più probabilmente. Quindi cosa succede? Raccontaci, insomma, come facciamo per partecipare, per vedere, per sentire, per ascoltare? Beh, allora, la cosa più semplice è sicuramente andare sul sito resetfestival.it, quindi resetfestival.it, e spulciare il programma. È un programma che ovviamente ormai è oltre la metà, perché oggi è ormai il quarto giorno di festival. È un festival che inizia la mattina e finisce la notte, quindi è un, come dire, H24, e tutte le attività sono miste tra attività formative per i musicisti, tra momenti di scouting, quindi in cui addetti ai lavori vengono anche ad ascoltare la musica per magari selezionare qualche giovane artista da lavorare, come si dice in certo. E poi ovviamente ci sono dei momenti di concerto, ci sono dei momenti di esibizione. Questa sera, questo momento magico che ormai è un rito da 6 anni, Rehab, è questo momento in cui sul palco salgono grandi e piccoli insieme, senza distinzioni e senza barriere. Che e bello! Poi, domani e dopodomani, altri artisti che suoneranno sul palco, qui Off Topic, che è un po' la nostra casa da qualche anno, all'interno della quale il festival si svolge. Per chi conosce Torino, dietro al nuovo polo universitario, per intenderci. Esatto, proprio dietro il polo universitario, il campus Einaudi, tra l'altro dove domani alle 6, alle 15, c'è un momento che a me piacerebbe ricordare in questo momento, che è dedicato alla sostenibilità ambientale negli eventi. È un evento ed è un laboratorio, è un momento di talk, quindi di riflessione, ma anche di testimonianza, dedicato agli studenti e alle studentesse universitarie, ma non solo, a cura di Antonio Vita, ed è proprio organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Statistica dell'Università, proprio per andare a scandagliare come anche il mondo degli eventi possa cercare il più possibile di fare il suo, ovviamente. Ovviamente grande momento problema, di certo. Che sicuramente ci porteremo dietro nei prossimi decenni. Quindi ci piace anche pensare che Reset possa essere un luogo dove pensare anche con l'università a queste tematiche. Molto. Vi invitiamo domani alle 15 assolutamente all'università a venire ad assistere a questo momento. Fino all'8 di ottobre un sacco di eventi, Reset Festival, c'è il sito.it, trovate tutto. Grazie Daniele Citriniti per essere stato con noi. Ma grazie a voi, a presto. GRP.